Il rapporto letteratura-cinema è sempre molto intenso, ma com'è nata la dimensione della passione per Giovanni Verga? Giovanni Verga nasce da... è il più grande scrittore contemporaneo, parla del popolo, quindi parla degli ultimi, dei vinti come diceva lui, no? Quelli che sono stati sbattuti sulla riva che il mare poi ha lasciato lì. E questo è il primo. Il secondo, la cosa che mi interessa di Verga è la rivoluzione linguistica, cioè questa sua capacità, diciamo così, di raccontare il popolo, tra virgolette, le persone, diciamo così, minatori, i pescatori, i contadini, eccetera, facendoli parlare con la loro lingua e quindi facendo questo lavoro straordinario di inventarsi una lingua sostanzialmente. E può dirsi che la tua interpretazione del realismo verghiano nella sua originalità è data anche dal gioco di luci, per certi versi è un gioco di luci caravaggesco? Sì, vabbè, Caravaggio è, diciamo così, come possiamo chiamare, come possiamo definirlo, un antenato che ha inventato il cinema. E il nostro è un popolo che in qualche modo ha sempre costruito tragedie, cioè un po' perché le ha subite, un po' perché ci piace costruire tragedie, questo è il vero senso. È chiaro che nel cinema, come dire, raccontare la tragedia è il pane, no? E io sono siciliano, logicamente, però non mi sento molto siciliano, perché in qualche modo nel nostro essere siciliani c'è una universalità di sentimenti, di idee, di modi di essere, che ci porta poi ad andare oltre. Il vecchio popolo, ma il nuovo popolo, cioè ci sono i marocchini, i tunisini, ci sono gli africani, cioè mi piace questa idea che stiamo ricostruendo un nuovo popolo. Un nuovo popolo che è legato al passato, perché anche nel passato noi avevamo i turchi, avevamo i saraceni. La politica purtroppo ormai ha assunto un significato negativo. Cioè, quando si parla di politica si pensa sempre alle cose brutte, no? Cioè la politica, la corruzione, gli inganni, i tradimenti. Difficile e complicato spiegare a un ragazzo, no? Che invece la politica è qualcosa di altro, no? È qualcosa di che non è anche un'arte, se vuoi, no? Recuperare una dimensione politica in una nuova generazione significa ripartire dei bisogni. Il punto più alto della politica oggi lo fa una ragazzina di 15 anni, di 16 anni, questa Greta, che si sveglia e che decide di dedicare il suo tempo, le sue energie a che cosa? A una cosa fondamentale di cui ci dimentichiamo, che stiamo rovinando il mondo, che stiamo rovinando la casa dentro la quale abitiamo. Questo forse è un modo nuovo e questo è l'unico modo per cui un ragazzo, un giovane si può avvicinare alla politica, cioè partire dai propri bisogni, dalle proprie esigenze e avere anche la capacità poi di capire che il tuo bisogno individuale è un bisogno collettivo. Se riusciamo a farlo riscoprire ai nostri ragazzi questa cosa, allora la vita ritornerà a essere quella cosa nobile che è stata nel passato. La lezione dei cantastorie può, soprattutto sul piano come denuncia sociale del potere, essere ancora attuale? È ancora attuale. Perché appunto il cantastorie, venendo dal popolo, sentiva questo bisogno. Il popolo all'epoca, quando c'erano i cantastorie, era ancora quasi una situazione, tra virgolette, di schiavitù, di feudalesimo, no? La gente era analfabeta, non sapeva leggere, non sapeva scrivere, subiva, diciamo così, le angherie del potere. Il cantastorie è così, il cantastorie moderno, logicamente, introducendo all'interno della propria tradizione del racconto elementi sociali, elementi politici, faceva sì che il popolo si svegliasse e che cominciasse a prendere coscienza rispetto alle sue problematiche. Se ti vuoi liberare dalla tua condizione di schiavitù, per forza di cose devi combattere la mafia. E quindi la straordinaria attualità di Placido Rizzotto, a cui hai dedicato un film capolavoro. Sì, beh, quella di Placido è una storia, diciamo, quasi epica per me, che in qualche modo recupera nel passato e chiaramente si rivolge al presente. La mafia, l'antimafia, non è più, diciamo, spesso ormai è diventata quasi un sistema di potere. Allora bisogna ritornare a quella antimafia, l'antimafia vera, concreta, reale, che partiva appunto dai bisogni della gente e combatteva la mafia non per così, no? Per fare soldi o per fare carriera, ma la combatteva perché era un bisogno fondamentale del popolo.